Ma a te fanno paura i clan? Lì, vai, vai dove c'è luce! Di cosa? Oggi siamo tornati su Escape the Backrooms con il nostro amico Yegela. Siamo nel livello brutto, il circo. Adesso non so cosa ci potrebbe essere dentro, io ho paura sinceramente. Però lo scopriremo. Start game. Allora, quale accoglienza vedremo in questo bellissimo episodio? Ecco già un clown brutto. Bene, siamo qui. È tutto colorato. Ah, e qua ci stanno dei mini giochi. Ci stanno dei giochi da fare. E qua mi sembra l'entrata per il circo. Aspetta, aspetta. Non sappiamo cosa ci possiamo ritrovare davanti, quindi facciamo molta attenzione. Io entro. Aspetta, ma... Ah, no, ah, aspetta. Pensavo fosse una tenda, invece no. Non puoi entrare, ok. Ma io ero convinto di sì, allora che dobbiamo fare qua? Non è che dobbiamo giocare a questi minigiochi se c'è un'entrata. Ma non so come attivarli. Questo posto non mi sembra per niente gioioso. Cioè, io vorrei stare da tutt'altra parte, sinceramente. Anch'io. E questi sembravano dei bottoni, invece no. L'ho pensato anch'io. Oh! Ho scoperto una cosa. Hai scoperto? Posso spostare queste cose? Ah, vedi. Aspetta, ma se li metto qua sopra. Non è che ci stiano molte. Poi non mi dà la sensazione che faccia qualcosa. No, è di una forma diversa. Guarda qui. Adesso capi. No, perché c'è la stella qua. La forma deve corrispondere a quella che c'è sopra. Ah, ingegnoso. Fammi vedere. Ah, forse questa? Forse questa stella. Dove? Fammi vedere questa. Sì, può darsi. Vado a vedere. Provo. Allora io faccio. Allora, questo si muove. Ed è una stella rossa. E la stella rossa è lì. Qua c'è un quadrato. Che va lì. Ed è qua. Quindi. E l'ultima forma, che è un cerchio, la sposto dove c'è il cerchio. Vai! Ecco, lo sapevo. Cristo santo, non voglio più andare. Ma questi erano. Cosa c'è? Mi sono appena accorto che questi erano denti. Che allora, c'è scritto qua? Fammi vedere. Allora, c'è un clown e l'abbiamo visto. Attacca solo quando non lo vedi. Guardati le spalle. Bene! Io mi ero voltato prima, potevo uccidere. Oddio, che cosa? Ma intende questo clown? Fa paura, credo di sì. Perché non lo testiamo? 5 metri? No, come? Si è mosso. Vabbè, poi. Matti, che cosa hai fatto? Non lo so. Ok, Ale, dobbiamo scappare. Non abbiamo torce. Ale, dietro di te. Matti, che cosa c'è? Non vedo niente. Ho paura. No, vabbè, che è sto posto? Sanità, c'è dell'acqua. Che devo fare? Ale lì, aiuto. Non vedo un c***o. Nemmeno io. Prendi l'acqua, fai qualcosa, prendi i liquidi. Quale acqua? Non c'è niente. Ecco, vedi, qui. Qui dove? Lì ci sta del coso. Qua, vedi, qui. Questi cosi qua. Cioè. Wow! E già sei morto. Puoi andare sopra la taxio. Matti, c'è il clown dietro, ok. Oh. Ma il liquido mi ha ucciso! Ma quindi i liquidi variano. Cosa dobbiamo fare qua a parte scappare? Lì c'è qualcosa. Guarda, si è attivata questa attrazione. Dopo un po' che è partita la roba, 2, 3, lo so. Qua ci sta un countdown. 8. Comunque mi sa che il nostro obiettivo è sopravvivere finché questa attrazione non si smuove. Mi sembra di sì. Va bene, allora dobbiamo prendere sanità. Sì, perché mi sa che scende molto velocemente. Ecco. E semplicemente dobbiamo guardare il clown. Sì, era lì. Però il problema è che io non vedo niente e non so dov'è il clown. Ma ti ho trovato una torcia! Dove? Ale! C'è una torcia sul tavolo! Attento dietro! Dai, che f***o! Posso andare? Ok, prova a vedere se quello non ti uccide di bevanda. vabbè. I numeri erano diventati verdi, quindi potevo salire sull'attrazione, mi sa. Okay, dobbiamo semplicemente guardarlo, dai. Restiamo qua. Siamo a 50 secondi. Diciamo? Ho notato che a 60 era verde. Infatti sta andando al verde. Comunque sentiremo il suono dell'attivazione. È laggiù che si avvicina. Ok. 100, ecco. Vai! Vai. Bene. Eccoci qua, ecco, sì! ecco. Voliamo! Evviva, oui! Se adesso il clown vola, io sono triste.
Madonna, che bello però. Guarda, 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 ce ne andiamo via. Stiamo andando via. Perfetto. Finchia, era facile. Facile. Ma siamo usciti dal circo di già? Eccoci qua. Marti, guarda da dove siamo arrivati. Che cos'è questo? Ah, un buco. Qua ci sono torce. Vabbè, quante bevande. Cose. Va, prendo tutto, prendo. Andiamo da questa parte. Cosa c'è qua? Qua c'è una stanza, ovviamente. E là c'è un'altra stanza. Sai che non so se ci sarà un mostro. Beh, sicuro ci sarà. Comunque, qua si va da qualche parte. Però la torcia non mi fa luce. Ah, c'è una porta qua. Una porta si di apre? Legno. Sì, si apre? Si apre. Ok. Però non. Ma non c'è niente. Sì, non c'è niente. È tutto uguale. Cioè, non credo stiamo andando da qualche parte. Mi sembra che stiamo facendo il giro. Vabbè, a sto punto ce ne andiamo da tutte le parti. Oh! Ok, quello non l'avevo visto prima. Neanch'io. E è andato a sinistra e noi eravamo andati a sinistra. Perfetto, andiamo via. Vabbè, un vicolo cieco. Sono la sanità che muore. Ma che cavolo. Oddio, è vero. Mi mangio una barretta Wonka. Va bene, allora dobbiamo per forza andare da questa parte. Porca miseria, che sembrava un uomo senza pelle. Lo so. Io non so dove andare. Non ne ho la più pari idea. Ma tu conosci questo livello? L'hai mai visto nelle backroom? No, mi ricordava un livello, ma non è quello. Perché a me questo sembrava un livello sempre di un ufficio, comunque un palazzo abbandonato, in cui c'era un mostro, ma non mi pare fosse questo. Bene, allora c'è un mostro che ci potrebbe perseguitare qui. Allegri. Siamo tornati indietro, no? Abbiamo fatto il giro, Marti. Abbiamo fatto un giro. Era lo stesso lo stesso luogo spigoloso che aveva due strade, no? Siamo tornati indietro. Abbiamo fatto un giro. E allora come scappiamo da qui? Qua io mi ricordo che c'era questo tubo. No, no, stiamo andando indietro qua. Ma dobbiamo usare i tubi in qualche modo come punto di riferimento? Non ne sono sicuro. Qua mi sa che non ci siamo passati. Cos'era? Non ci siamo passati. Cos'è? Non ci siamo passati. È la luce. Oh, Lida scanner. Cos'è? Lida possiamo vedere dove è il mostro? Ah, qua c'è scritto qualcosa. Ah, le torce non funzionano qui. Torce. Ah, questo è un radar, ok. Sì, è un radar. Madò, Alien Isolation. Allora, Marti, sai qual è il problema? Ce l'abbiamo a fianco. Come ce l'abbiamo a fianco? Eh sì, il pallino rosso indica il mostro. E sono io quello, sono io a fianco a te. No. E io non lo vedo nel mio rad. Ah, è questo il punto nero, secondo me. Accendo la torcia, vediamo un po'. Eh sì, è qui, vedi? In questo punto le torce non funzionano più, vedi? È terribile. Ok, quindi dobbiamo usare il radar per trovare il mostro. Ecco perché ci hanno dato così tante bevande, se no è impossibile. Ma è impossibile. Ma dove sto andando? Aiuto! Ale J! Questo radar non funziona. Chi è? Oh! Che figata! Premi tasto sinistro. Adesso ho capito come si vede. Oh, che figata. Sì, stai accendendo delle lucine. Sì, sono dei pallini. E io in questo momento sono in una stanza. Eccoti. Ciao Ale, sei tu vero? No, adesso ho capito. Ho sentito. No, ciao amico. Te ne devi andare via, Ok, sei andato. Ma lasciati in pace, Ale? A me no! Prova a sparargli il radar. Sì, putti, il radar se ne va. No, stavo scherzando. È morto Ale Genista. Ok, comunque, semplicemente tu con questi pallini capisci dove stai andando più o meno. Devo anche sentire i respiri. Perché chi lo sa, magari c'è un ciccione. Infatti lo sento. No! Vai, sei brutto. Ma me lascia perdere. Non so se mi sto andando dalla parte sbagliata. Non lo so, però basta che vai dritto in una direzione. Guarda, il resto non importa a nessuno. Oddio, è cambiato colore. Puntini rosa. What? Vabbè, mi vogliono tutti bene qua. Non è che è cambiato colore perché sto andando da un'altra parte. Può darsi. Ti prego, mai ti trova l'uscita. Fallo per me e per chi guarda. Io mi sa che muoio per la sanità.
Oddio, è rosso adesso. Scusami, ogni volta che bevo sanità cambi colore. Cosa significa sta cosa? Sì, è una porta bianca. Non ci credo. L'ho fatta davvero? Ci ho fatto davvero, no, non ci credo. Ragazzi, non vi so spiegare che cosa stiamo giocando. Non so che è successo, non posso spiegarvi. Dove siamo? Io c'ho ancora il radio. Bene, siamo in un appartamento, siamo tornati alla lobby. Allora, io direi di andare qui, così possiamo leggere nei computer che cosa abbiamo giocato. Allora, vediamo un po'. Madonna, quanti livelli abbiamo fatto. Talassofobia, no. Come, no! Talassofobia? Livello 7, talassofobia. Il livello 7 è un oceano incredibilmente grande che sembra estendersi all'infinito in tutte le direzioni. Nonostante l'assenza di fonti luminose fisse all'interno del livello, è presente una fioca luce naturale in tutto il livello. L'esplorazione dettagliata di questo oceano è scarsa a causa dell'estremo pericolo e della quantità di preparazione necessaria per navigare. Abbiamo altri 10 livelli da fare. Allora, io ho capito che livello è quello del 7. Non so se hai presente quel livello in cui ci sono appunto le case. È come se ci fosse stata un'esondazione ed è tutto allagato. Adesso vediamo se è quello. Va bene, entriamo.